Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati su Fall Guys. Signori miei, siamo ancora alla ricerca della vittoria, prima vittoria su questo dannatissimo gioco che, per quanto è simpatico, fa sclerare, che è una cosa impressionante raga, almeno a me fa sclerare raga, perché cioè è incredibile, sono più le volte che veniamo schiacciati e altre cose che riusciamo a superare i livelli. Allora signori, prima di partire il video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date a questa serie. Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941 sia su Instagram che su Facebook. E se volete supportare il canale con delle piccole donazioni potete farlo con il link che trovate in descrizione. Detto questo signori, prima di partire col video io voglio un attimino cambiare il colore del nostro tizio, perché i mutandoni non si vedono bene, quindi dobbiamo far vedere che noi abbiamo i mutandoni a vista. Allora, così, no, mi piacciono di più i rossi e gialli. Ecco, i mutandoni gialli con i cuoricini sono bellissimi raga, perfetto, ok. Mutandoni gialli, detto questo signori miei, partiamo con il video. Ok, primo livello di oggi signori, il Gate Crash, quello delle porte che si abbassano e si alzano. La nostra Tic Tac Mannara non ha paura di nessuno signori, siamo passati dalla Tic Tac carcerata alla Tic Tac Mannara. La cosa antipatica di questo livello è la parte finale signori, dobbiamo riuscire a capire il timing giusto. Abbiamo due polli alle spalle, non abbiamo paura, noi siamo un lupo mannara, una Tic Tac Mannara pronta a mangiare chiunque. Dai, dai, lo sapevo io che mi fregavo, lo sapevo io che mi fregavo. Ok, sono riuscito a saltare, dai, 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 dai. Siamo in perfetto timing, siamo in... Ecco, se evitavamo di rotolare come un pollo, riuscivamo... Dai, salta! No, abbiamo... mamma che facciata che abbiamo preso. Ok, ce la possiamo ancora fare, ce la possiamo fare ancora fare, signori. No, decisamente non penso che riusciremo più a passare questo livello, ecco. Se magari si abbassasse quella porta, no? Siamo ultimi praticamente, signori. Siamo ultimi, arriveremo proprio ultimi in questo livello, senza ma. Quando si dice proprio iniziare bene il gioco. No, non ci credo. Già si sono qualificati tutti, raga. 40 su 43. Mamma mia che partenza di merda, proprio. Va detto, raga, mamma mia che partenza di merda. E va bene, il nostro lupo mannaro con le mutandone gialle non è riuscito a fare nemmeno a passare il primo livello, mamma mia. Proprio lo schifo. Ma cosa ridi? Con i mutandoni a cuoricino. Allora, riusciremo a raggiungere il livello 6, signori? No, ho i miei dubbi che riusciremo ad arrivare al livello 6 oggi. Va bene, facciamo vedere che questa non è mai esistita. Ripartiamo da capo il video. Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Maullo941 e siamo tornati oggi su Fall Guys. La nostra Tic Tac Mannara con le mutandone gialle a cuoricini è pronta a fare stragi praticamente su questi livelli di oggi, perché oggi noi otterremo la nostra corona. Cheat signori miei, cheat. Dai, ok. Stiamo calmi, vabbè, tutto il discorso di Instagram, di Facebook, ve la risparmio. Carichiamoci, signori, io ho bisogno del vostro aiuto, alzate il braccio tutti quanti, mi interessate vedere, anche se siete a scuola e state vedendo questo video, alzate il braccio, così mi mandate la vostra energia e la professoressa vi interroga. Quindi, ok, no, il siso, no, sapete proprio la nemesi, proprio la vostra cosa più antipatica, il vostro opposto, la cosa proprio fa stare di schifo. Oh, mamma mia. Il primo livello era fattibile, quello che di prima. È solo che abbiamo sbagliato 2-3 porte e ci siamo completamente fregati da soli. Siso è proprio un azzardo, signori. Siso è proprio fortuna, pura fortuna, signori. Però aspettate, stiamo partendo bene. Ok, e uno l'andiamo. Se evitavi di cadere sulle ginocchia, forse eravamo belli in corsa. Dai che siamo ancora in corsa. Vai sull'arancione, ma porca di... Dai così. Eviti di farti prendere a schiaffi, dico io. Dai, sali. Non ti far dare le facciate in testa. Dai, prima che diventa... Ok, il blu ce l'abbiamo. Dai col giallo, dai, bel lupo mannaro. Tutti da questo lato, facciamo... Controbilanciamo, dobbiamo controbilanciare. Sono l'unico scemo che è rimasto da questa parte, signori. Sì, sono l'unico scemo che è rimasto da questa parte. Tutti stanno abbassando, io mi sto guardando il panorama, praticamente. Il panorama di questa gran ceppa, praticamente. Però va bene, dai che siamo ripartiti bene. Uno già si è qualificato. Ora, mi dite come ha fatto quello lì già a qualificarsi. In tre si sono qualificati. Ok, ma c'è sempre stato quel rullo girante? Quel rullo girante al centro che prendeva tutti a schiaffoni, ma c'è sempre stato?
O sono io che sai che non gioco. Dai, no, 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 no. Dovete venire di qua, scemi. Ehi, voi Minions, dovete venire da questa parte. Guarda, 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 guarda. Guarda che come sono tutti stupidi, che stanno lì fermi al centro sperando. Ecco, tutti si stanno a qualificare. Dai, ma perché sono andato sulla piattaforma degli scemi? Dai, 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 così, dai, così, dai, così, dai, così, dai, 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 dai. Al centro, al centro, al centro, al centro. Dove, dove? Di qua, dai, dai, che li freghiamo tutti. Dai, che li freghiamo tutti. Alzati, alzati. Dai, che passiamo, ce l'abbiamo fatta. Forse ce l'abbiamo fatta. Forse ce l'abbiamo fatta. 32, sì, ci siamo qualificati. Mamma mia, che sudata, raga. Mamma mia, che sudato. Questo sta scalando il monte Everest. Che sta a fa? Levaci mano, raga, amico mio. Peccato, guarda, è rimasto così. Stava per arrampicarsi. Ecco lì il pollo che è inseguito dal lupo, era bellissimo. Il pollo inseguito dal lupo era bellissimo. Oh. E un livello l'abbiamo superato, con sudando 70.000 camicie, ma almeno uno intanto l'abbiamo superato. Quindi buono così, buono così. Vediamo qual è il prossimo livello, raga. Prossimo livello, Jinxed. Questo non l'ho mai fatto, signori. Dovrebbe essere quello della puzza. Dobbiamo evitare di farci contagiare da quelli che puzzano. Ok, se non ricordo male. Capiamo se noi siamo... Noi puzziamo, ottimo. Noi già puzziamo, perfetto. Quindi dobbiamo cercare di contagiare tutti. Noi siamo la squadra gialla, perfetto. Non è difficile, dobbiamo contagiarli tutti. Vieni qua, zio. Mi stai tanto simpatico. Uno l'ho preso. No, come si fa? Come si fa? Come faccio a contagiarli? L'ho toccato uno. Perché non sono riuscito a contagiarlo? Ah, perché devo contagiare quelli blu. Ok. E se non mi parli, dai, 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 guardalo, 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 guardalo. Mister, dai. No, mannaggia. Perché quello lì mi ha acchiappato? Tieni, ti contagio. L'ho contagiato? Ma perché non riesco a contagiarli, raga? C'è qualcosa che non mi torna. C'è qualcosa che non cosa. Qualcosa che non cosa. Perché non riesco a contagiare? Vieni qua. Vieni qua, ti contagio molto volentieri. Vieni qua, ti contagio molto volentieri. Perché non riesco a contagiarli? Ma perché? Ma perché non riesco a contagiarli? Non riesco a contagiarli. Perché non riesco a contagiarli? Qualcuno mi dice perché non riesco a contagiarli. Stanno perdendo i blu. Non so perché, ma stanno perdendo i blu. E questa cosa mi piace. Noi siamo i gialli, stiamo vincendo. E... dai, dai, mannaggia te. C'è quello lì, c'è quello lì. C'è quello lì che deve essere. Perché non riesco a contagiare? Ecco, vedi, vedi, perché io non riuscivo a contagiarli. 1-1, no, 1-1. 1-1, dov'è il blu? Dov'è l'unico blu che non è stato contagiato? Dov'è l'unico blu che non è stato contagiato? Mannaggia lui. No, siamo stati eliminati. Raga, non ci ho capito niente. Non ci ho assolutamente capito niente. Come facevo a contagiarli? Ne ho toccati una botta, ma non sono riuscito a contagiarne nemmeno uno. Niente, gialli eliminati, hanno passato il turno e blu. E noi ce ne torniamo a casa mestamente, signori. Detto questo, io vi ringrazio. Siamo riusciti ad arrivare al livello 6, quantomeno? Siamo riusciti ad arrivare al livello meno. Cosa abbiamo ottenuto? Ah, il vestito da uccello. Perfetto, no, non lo voglio equipaggiare il vestito da uccello. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella, raga, ciao!